Hola hola hola, io sono il vostro capitano Max Berrofronzo, benvenuti a un nuovo episodio dell'Alta. Oggi è il 2 febbraio ed è il momento in cui comincio a sminchiare con le copertine, perché prima potevo semplicemente fare oggi è il giorno tot, allora vuol dire che la copertina corrisponde al giorno tot meno 1, mentre adesso dovrò per forza andarmi a vedere i video precedenti, perché altrimenti non so bene a quale giorno dell'anno corrispondiamo. Comunque, per tutte quante le persone che hanno detto il giorno del mese non corrisponde al numero della copertina, è vero perché abbiamo iniziato al giorno 0. Però per ovviare a questo tipo di inconveniente ho deciso semplicemente di fare un doppio episodio il 28 febbraio, perché ci sarebbe anche il 29, ma quest'anno non è bisestile, ma dato che sicuramente qualcosa il 29 di febbraio sarà successo, allora farò due episodi in un giorno solo e potrei arrivare alla fine della serie con un episodio 365 che sarà il 365esimo giorno dell'anno. Senza ulteriore indugio direi di andare ad esplorare tutto ciò che è successo di buono, di brutto, di notevole, di bla all'interno di questo 2 febbraio di un sacco di tempo fa. Nel 1536 viene fondata dal conquistatore spagnolo Pedro de Mendoza la città di Buenos Aires. Nel 1653 la città di New Amsterdam riceve i diritti comunali e diventa effettivamente una città. Anni dopo verrà rinominata nella città di New York. Nel 1706 il marinaio scozzese Alexander Selkirk viene soccorso, recuperato dopo 4 anni che passò da solo in un'isola deserta. Questa storia sarà di ispirazione ad un certo Daniel Defoe per un racconto che chiamerà Robinson Crusoe molti anni più tardi. Nel 1848 viene firmato il Trattato di Guadalupe Hidalgo, che pone di fatto fine alla guerra messicano-americana e che consente all'America di acquisire per il modico prezzo di 15 milioni di dollari l'appezzamento di terreno che oggi conosciamo come Texas, California, New Mexico e Arizona. Infine, nel 1981 viene pubblicato Killers, il secondo album in studio degli Iron Maiden. Per quanto riguarda i nati famosi, invece, oggi nel 1882 nasceva James Joyce, che abbiamo ricordato già qualche giorno fa perché era avvenuta la sua morte, i primi di gennaio, a metà gennaio. Mentre nel 1977 nasceva Shakira, una pop singer colombiana piuttosto famosa. Sì, questo vuol dire che oggi questa signorina compie 40 anni. Per quanto riguarda i morti famosi, oggi nel 1979 moriva un certo John Simon Ritchie, che il mondo però conosce come Sid Vicious, e moriva a 21 anni per overdose dopo aver militato come bassista all'interno della band punk britannica dei Sex Pistols. Nel 1996 moriva Gene Kelly, che è l'attore e ballerino della famosa scena di I'm Singing in the Rain. Mentre nel 2014 morì Philip Hoffman, che il mondo ricorda per la sua partecipazione in un sacco di film, tra cui la saga di Hunger Games nei tempi più recenti, ma che io ricordo come il maggiordomo del poster qui dietro del Grande dei Boschi. E questo è tutto per oggi, io vi ringrazio. Come vedete, oggi mi sono preso un giorno di vacanza dallo streaming e quindi sono riuscito a registrare l'Alta, forse addirittura riesco a scrivere quello di domani, così riesco a farlo uscire non a mezzanotte. Vi ringrazio comunque sia per i vostri commenti, vi rimando alla descrizione per vedere tutti quanti i link che mi possono riguardare se volete mettervi in contatto con me in qualunque modo, e considerato che null'altro è rimasto da dire, dal vostro capitano Max Berrofronzo, adios a todos.